foto e noi lo facciamo, ma non è possibile farlo per tutti. Scusate, ma facciamo il meglio, ma non possiamo farlo 100% bene per tutti. Grazie mister. Cerchiamo di migliorare naturalmente, cercheremo di trovare una soluzione diversa. Mario da Bologna per Cristian Maggio e poi subito aggancio con Benitez. Sapere se l'esclusione dalla nazionale ti ha pesato molto. L'esclusione dalla nazionale, quanto ti ha pesato? Avevo capito. Bah, è normale andare ai mondiali per un giocatore che vuole dimostrare il suo valore, è normale che lì per lì ci sono rimasto male. Però ho accettato la testa alta, sapevo che comunque avevo perso un'opportunità, però mi si apriva un'altra, nel senso che comunque ho avuto la possibilità quest'anno di partire col Napoli dal primo giorno, di prepararmi bene, e quindi penso che sia la cosa più importante per me, visto che comunque in questi ultimi 3-4 anni per una cosa o per l'altra non ho potuto mai iniziare bene nel campionato, quindi ho voltato pagina subito il giorno dopo e adesso penso a far bene qui. Intanto, direttore, Mario, venendo su verso Folgarida, ha notato un aspetto caratteristico che è relativo alle bandiere, è vero? Tutto bello, bianco-azzurro, quello del Napoli, ma su un balcone c'è la bandiera bianconera Juventus. Sbiadita per giunta, se si può togliere, perché forse... Dobbiamo essere indulgenti verso chi fa delle scelte sbagliate, quindi dobbiamo comunque andare avanti. Vabbè, sentiamo gli under, questi due under, come ti chiami? Maria Cristina. Per chi? Benitez. Vai. Qual è il secondo della squadra che può ostacolare la corsa per lo scudetto del Napoli? Un a caso, la squadra che può ostacolare la corsa allo scudetto del Napoli. Faccio una risposta un po' generale. Credo che tutti parlano, no, Napoli, siamo favoriti. Io posso dirlo qua, tutti sicuro che applaudano, ma non è così. La realtà è che la Juve e la Roma hanno finito davanti a noi l'anno scorso nel campionato. Anche l'Inter quest'anno che ha cambiato la squadra, credo che sarà una squadra che può lottare per lo scudetto. Il Milan, la Fiorentina, sono tutte squadre forti. Noi siamo una squadra forte, non abbiamo paura di nessuno e andiamo avanti con la nostra idea. Ma dobbiamo rispettare le altre squadre che sono forti lo stesso. Io credo che abbiamo la mentalità giusta, loro lavorano tantissimo per provare a vincere ogni partita, ma il rispetto alle altre squadre sempre c'è. Grazie. Vai Silver. Direttore, mister, non so se ricordi, lo scorso anno questo bambino qui, che è cresciuto evidentemente, ebbe da te in regalo un chupa chups, un lecca lecca. Non so se lo ricordi, perché sono passati tanti. E qui che cosa hai messo, che cosa hai scritto? Una richiesta per Benitez e per i giocatori. Lo vuoi leggere? Ce la fai? Leggila, perché non riusciamo a leggere, almeno io. Ciao mister, ti ricordi di me? Sono Daniel, ti ho regalato il chupa chupa per... Piacere, facci vincere lo scudetto. Il pericolo di questa lettera è che il presidente, invece di darmi un premio, mi può dare un chupa chupa per vincere lo scudetto. Oh, una percezione. Grazie mille. Grazie. Al Biol Maggio, vai. Sì, innanzitutto ringraziare il presidente per aver scelto mister Rafa, che per me è uno degli allenatori migliori al mondo. Poi vorrei fare una domanda molto sintetica sia da Maggio che al Biol. A Cristian vorrei chiedere, perché il dottor Lombardo ha detto che è appunto un ragazzo molto sintetico nelle risposte, qual è il suo obiettivo stagionale? Per al Biol invece vorrei chiedere se ha notizie, lasciando stare età e ingaggi, riguardo la permanenza di Reina, perché ho notato sul profilo Twitter ancora la foto con la Coppa Italia. Quindi se potrebbe restare oppure, nonostante Rafael sia per me un fenomeno. Grazie. Vai Cristiano allora. Beh, il mio primo obiettivo è normale, è quello di fare sempre meglio rispetto all'anno prima e poi vedere cosa succederà, basta. Raul, in qualità di procuratore di Reina, questo signore vuole sapere se tu hai notizie della possibilità che Reina torni a giocare nel Napoli, perché nel Twitter c'è ancora la Coppa Italia. Ma lui è amico di Pepe e amico di Raffaele, amico di tutte e due, non è facile non per so, lui. Non lo so. Non puoi dire niente.
Vabbè. Non possiamo dire niente perché non c'è niente da dire in questo momento. No, Pepe è un grandissimo giocatore del Liverpool, e Rafael, Colombo, Andújar sono i portieri che abbiamo noi, siamo molto contenti con loro. Vai, grazie. Silver. Lorenzo. Salve a tutti. Avrei una domanda per il mister e una in comune per Albiol e Maggio. Vai. Allora, per il mister, ma lei quando deve decidersi a schierare Hamsik, Insigne e Kayon oppure al posto di Insigne Mertens, come fa a decidere? Perché Mertens ha più esperienza, ma Insigne è un profilo giovane, giusto? Sì, ma credo che il vantaggio che io normalmente ho ogni settimana è che io vedo come si allenano loro, come stanno loro, e dopo parlo con il mio staff e decidiamo. Ma una settimana può darsi che Insigne ha lavorato benissimo o che Mertens lo sta facendo bene, e questa è un po' la decisione. Dipende da come lavorano durante la settimana, e credo che quest'anno può essere ancora più difficile, perché tutti hanno mostrato un livello altissimo l'anno scorso. Questo è buono per me, avere questa competizione tra giocatori è sempre positivo per noi. Grazie mister. Palla in mezzo a Maggio e Albiol. Sì, e invece a voi vorrei chiedervi, come avete trovato Koulibaly? Si è inserito bene, dato che siete compagni di reparto? Bene, Christian. Prima Raul. Vai Raul. Bene, Koulibaly è un giocatore forte, veloce e che sa giocare la palla, e penso che è un difensore che può venire bene per noi, e bueno, pues, penso che per sumare, no, alla cosa, alla squadra. Christian? Sì, mi associo a Raul, è un giocatore che comunque ha avuto, anche se giovane, una bella esperienza, e sicuramente qui a Napoli si può ancora formare ancora di più. C'è la possibilità di giocare con giocatori d'esperienza e quindi migliorare ancora di più il suo valore, e sicuramente ci può dare una grande mano quest'anno, visto comunque i tanti impegni. Voi parlate con lui in inglese o italiano? Io in spagnolo. Io in napoletano. Nessuno ha detto quello che io aspettavo. Lui capisce italiano e lui parla qualche parola in italiano. Vai, Francesco. La sua lingua comunque per adesso è il francese. Vai. Francesco, sugli equilibri della difesa per Raul Albiol. Per quest'anno ci pensa lei a comandare la difesa del Napoli per subire meno gol quest'anno? Sei tu il condottiero della difesa? No, io no. Comandare la difesa deve essere di tutti i difensori, di tutta la squadra, e cada uno pues, fare lo meglio possibile. E penso che sì, è un reto soffrire meno gol, meno gol, meno renti che l'hanno corso, e bueno, aspettiamo di stare più forte, no, in difesa. Mi metto in dubbio, perché io aspettavo, sì, io comando la difesa, adesso ha detto no, io no, Koulibaly deve comandare la difesa. Quando impara l'italiano, adesso ancora. Vai Silver. Invece per il mister Benitez, ricordi che c'era Insigne con lui qui lo scorso anno? Sì, da Insigne lei aveva chiesto circa 15 gol, giusto? No, non ricordo Insigne, io ricordo Callejón. Insigne l'ho detto che deve giocare bene, dare assist, e quest'anno io credo che lui può fare più reti. Sono contento che alla fine ha fatto 8, mi sembra, in tutte le competizioni. No, in tutte le competizioni credo che ha fatto 9. In tutti ha fatto 9. Bisogna considerare anche qua le coppe. Il dipartamento di statistica del Napoli mi dicono 9. È così. E quindi ma è credo che lui è un giocatore in crescita, un giocatore che ha la capacità ancora di imparare, e sono sicuro che quest'anno può fare ancora di più. Fabio da Napoli. Sì, intanto ringrazio il mister per essere rimasto a Napoli, perché lui secondo me è la nostra garanzia. Io la considero un grande allenatore, sul profilo umano una persona straordinaria, quindi secondo me Napoli non poteva avere di meglio. Dopo questo mi aspetto una domanda difficile, dai. No, la domanda mia è questa, ma penso sia una domanda che si stanno facendo tutti i tifosi. Noi abbiamo subito purtroppo 39 gol, se non ricordo male, pare di aver visto le statistiche. La Roma ne ha subiti 25, se non vado errato, quindi è evidente che c'è un problema di gol subiti. Allora mi chiedevo,
lei da allenatore esperto pensa che sia una questione di atteggiamento tattico e di squadra che dà una mano in difesa, o come si dice adesso di un centrocampista diverso, nuovo, che possa fare la fase difensiva in altro modo rispetto a quelli che abbiamo per subire meno gol? La possibilità che ho oggi, che mi permette questo colloquio con i tifosi, è che dico: non è colpa mia, faccio così, guardo queste due. No, devo dire seriamente che sono convinto, 39 reti non sono numeri per provare a vincere un campionato. Normalmente tra 25 e 35, sempre più vicino a 25, è una cifra buona, e dipende da quanti reti possiamo fare anche noi. Credo che abbiamo fatto 104 in tutte le competizioni, che è abbastanza, ma ancora si deve migliorare. E dipende dal lavoro con la difesa, e dipende dal lavoro di tutta la squadra nella fase difensiva, e chiaramente il centrocampo, e che sono questi giocatori che sono davanti alla difesa, aiutano. Ma credo che noi come squadra dobbiamo migliorare questa fase difensiva e anche mantenere il livello in attacco che abbiamo avuto. Grazie mister. Questo bambino Edoardo è uno dei tifosi juniores più attenti dal punto di vista giornalistico, tra virgolette. Sa che i mondiali, i reduci dei mondiali sono praticamente in arrivo, e sei attento a chi in particolare? A Vargas, perché praticamente quando Vargas è venuto, Mazzarri l'ha bruciato praticamente. Perché tu mister sei pronto a praticamente a rivederlo e dargli una chance praticamente? E poi a Christian, tu sei pronto per rimanere, perché secondo me tu sei importante per la piazza di Napoli. Beh, l'ho detto tante volte, qual è la mia volontà, insomma. Poi ripeto, non penso a niente, ripeto, penso solo a far bene, che questo è il mio primo obiettivo, poi quello che succederà in futuro vedremo un po'. Al momento penso solo a allenarmi bene per far bene il campionato. Sì, Edu Vargas, quest'estate con Riccardo Bigone, il direttore sportivo, abbiamo parlato con il suo procuratore, lo aspettiamo credo che domani. E è un giocatore che a me mi piaceva prima, guardando le partite del mondiale, lui l'ha fatto bene chiaramente, e credo che è una questione di parlare con lui, di farle sentire un po' il calore della gente, vedere se lui in campo dà qualcosa, così sarà sempre più facile. Ma soprattutto all'inizio noi lo aiuteremo 100% e vediamo che cosa succede. Non è facile per uno che è stato fuori, che non trovava il suo spazio, arrivare e recuperare un po' la fiducia, ma noi lo aiuteremo sicuro. Bene, grazie. Direttore, Giulio è un portiere, un aspirante portiere di Di Maro. Gli ho chiesto a chi ti ispiri, a Andujar, a Raffaele. Lui mi ha risposto a Benitez, che non faceva il portiere. Però la domanda è per il mister. Coach, volevo chiedere una cosa. Ma quest'anno che è arrivato Miciu, come giocherà? Farà due punte o una punta? Credo che abbiamo sufficienti attaccanti del livello per cambiare, se dobbiamo cambiare. La partita che abbiamo giocato ieri, abbiamo giocato come abbiamo giocato? Con una punta o con due punte? Vediamo se stai attento. L'hai vista? Una, sicuro. Nella fase difensiva? Erano due. Possiamo giocare con una, con due. Credo che per me, l'ho detto tante volte, la cosa più importante è arrivare in area con giocatori per avere questa possibilità. Duan, Higuain, Pandev, Marek sono giocatori che sono sempre vicino alla porta, e Miciu, Vargas sono giocatori che possono fare lo stesso. Non è un problema se è una o due, l'importante è che qualcuno arriva in area, fa il gol e vinciamo le partite. Grazie mister. Mattias è argentino. Ecco, lo si vede, lo si capisce, è appassionato di rafting. È una domanda in spagnolo chiaramente per il mister e per Albiol. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Los otros años los jugadores fueron a hacer rafting y quería saber si este año también van a estar ustedes. Y la otra pregunta, como argentino y tifoso del Napoli, me gustaría ver a Mascherano
jugar en el Napoli. No sé qué piensa usted, Benítez. Allora, del rafting non possiamo, domani hanno il pomeriggio libero, ma non abbiamo deciso di non fare il rafting perché qualche volta sono un po' stanchi, cambiare un po' l'attività e loro devono decidere che cosa vogliono fare. Insomma, mi dispiace, ma non è così. Quest'anno non si può fare il rafting. E la domanda di Mascherano, devo dire, chi va a fare la prossima domanda? Qualcuno? No, aspetta, aspetta, no, lui no, che no, non mi serve, un altro. Vado là. Vai, vai. Vediamo tu, che cosa vai tu. Posso sedermi che sono un po' solo per dire, per spiegare, perché questa domanda me la fanno un'altra volta e io la spiego. Il prossimo, ma non il ragazzo, un altro. Chi viene qua? Dai. Venga lei, venga. Il prossimo lei. Che vuole fare una domanda. Forza. Sei sposato o no? Sì. Diciamo sì, vieni qua, vieni qua. Vieni qua, vieni con me. Come ti chiama? Gianfranco. 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 Gianfranco è sposato. Adesso tu rispondi quando io ti dico. Tu sei innamorato della tua moglie? Sì. Adesso, attento. Ti piacerebbe cambiare la tua moglie? Stai zitto. Può darsi, non lo sappiamo. Ma lui è innamorato della sua moglie. Ma se vuole cambiare la tua moglie per un'altra, diciamo Claudia Schiffer, ti piacerebbe? Stai zitto. Che noi diciamo, vogliamo cambiarla o no? Vogliamo Mascherano o no? La prima cosa, siamo innamorati della nostra moglie, che sono i nostri giocatori. Vogliamo cambiare per Claudia Schiffer? Stai zitto. Diciamo, può darsi, ma dipende dalla tua moglie. Come non sappiamo e non possiamo dire niente, sei contento con la tua moglie? Aspettiamo il mercato e stiamo sì. Grazie. No, la sua moglie. Allora, diciamo che in condizioni normali dovremmo chiudere qui e uscire con l'ovazione, però andiamo avanti comunque. Però c'è un altro bellissimo Vai. Pensiero che è di tutti noi. Sei sposato? Attento. Sì. No, comunque un bellissimo pensiero che è di tutti noi ed è racchiuso in questo lenzuolo che ricorda evidentemente Ciro, no? Nello. Sì, mi chiamo Nello, vengo da Teano. Abbiamo avuto tutti qua, siamo qui per il ritiro del Napoli. Abbiamo avuto il bel pensiero di fare uno striscione in memoria a Ciro per Forza Napoli e ricordare alla gente che lo sport non è una violenza. Quindi cercate di essere sportivi, non violenti. Grazie. Grazie, grazie. Un secondo solo. Eccolo qui, mister, di nuovo. Allora, ci siamo. Lo vogliamo far vedere? Sì, mostriamolo un attimo tutti e poi dopo lo portiamo e lo metteremo domani allo stadio. Grazie, grazie. Grazie. Vai, va bene, Silver. Ecco, riprendiamo. Allora, signor Benitez, ci siamo conosciuti, abbiamo parlato di cose intime, quindi non ci sente nessuno in questo momento. Siamo a un tavolo seduti davanti a un buon piatto di bucatini, va bene? Io adesso le chiedo, lei è un'icona del calcio internazionale, ha vinto tutto quello che c'era da vincere. In questo calcio italiano povero, perché purtroppo il calcio italiano è povero, molti giocatori rifiutano l'Italia, non solamente Napoli, ci tengo a dirlo. Lei si sente penalizzato perché Antonio Conte, parliamoci chiaro, è andato via perché la Juve non è riuscita a garantirgli gli acquisti che lui aveva richiesto. E allora in questo calcio italiano povero, lei si sente penalizzato per non riuscire a portare avanti un progetto, chiedo scusa, vincente. Un'ultima cosa, lei è veramente la nostra garanzia perché laddove non ci sono grosse potenzialità economiche deve scendere in campo la competenza e lei sicuramente lo è.
Grazie. Grazie. No, devo dire che io sempre, la mia traiettoria, la mia storia è lottare al massimo per la squadra che alleno. In questo caso mi è successo tante volte, quando era al settore giovanile del Real era facile perché erano i giocatori più forti di tutta la Spagna. Dopo, con l'Extremadura, con l'Osasuna, Valladolid, anche Valencia, Liverpool, aveva squadre più forti che la nostra e anche con questa situazione abbiamo vinto. Perché? Perché il lavoro alla fine paga e se abbiamo giocatori con la mentalità giusta, che lavorano bene, con l'atteggiamento giusto e noi facciamo qualcosa bene, si può vincere. Credo che il calcio italiano è un po' indietro del calcio inglese, calcio tedesco, calcio spagnolo dal punto di vista economico, ma qui si trovano giocatori di qualità lo stesso e qui lo che dobbiamo provare è a migliorare un po' tutto lo che è intorno al calcio e anche il calcio stesso per fare le partite più divertenti per i tifosi e per la TV e per tutta la gente e così la prossima volta, il prossimo anno con una richiesta, una domanda come questa sarà diverso, aspetto che sarà diverso e anche possiamo parlare di qualche titolo che abbiamo vinto noi. Grazie mister, tra poco il tuo turno. Francesco, però prima c'è l'amico che viene da Torino, c'è una scommessa, ha giocato una scommessa e vuole... Buonasera mister, buonasera a tutti, volevo soprattutto fare i complimenti al lavoro che ha fatto fino adesso con il Napoli e spero, credo che continuando così ci porterà delle grandi soddisfazioni. Però la mia domanda è un'altra, extracalcistica, che ho scommesso con i miei amici, ma la pizza la preferisce con la mozzarella di bufala o con una bella fior di latte di Agerola? Devo dire che non mangio tanta pizza e adesso è qui nel ritiro, sempre mi dicono vuole questo, vuole là, io normalmente adesso mangio l'antipasto un po', nel controllo e così sono preparato per questa stagione. Grazie. Francesco, il tuo momento, parti dal Biol. No, parto, voglio fare una domanda sia a Benitez che ad Albiol. Ok, vai. Mister, vorrei sapere una cosa, ma il Napoli cosa manca per vincere lo scudetto, per evitare che non lo vince la Juventus? Questa risponde Raul. La mia è un'altra, no? La mia è un'altra. Sì, un'altra. Qual è l'altra? No, la mia, la risposta, è, come ho detto tante volte adesso sul serio, dobbiamo continuare a lavorare così, come ho detto, l'atteggiamento di questi giocatori, tutta la società insieme e proviamo almeno a puntare a essere al top della classifica e vedere che possiamo fare. Adesso la domanda a Raul. Volevo sapere una cosa dal Biol, ma secondo me quest'anno possiamo almeno tentare di arrivare primi per vincere lo scudetto? Quindi la stessa domanda, la stessa, fondamentalmente. Vai. Allora Raul? Noi vogliamo arrivare primero e vincere lo scudetto, però questo porta molto lavoro e stiamo all'inizio e ancora manca molto, però vogliamo lo stesso che voi, vincere lo scudetto. Silver, abbiamo ancora 15 minuti. Perfetto. Spero che ce la faccia l'amico in 15 minuti con la domanda, no, sto provando a capire. 15 minuti no, sono Giuseppe da Torino, volevo proseguire alla domanda di mio figlio, che lei mangia poca pizza, però noi siccome viviamo a Torino in un ambiente un po' ostico, dove combattiamo da una vita, difendendoci dalla grande passione che è il Napoli, quindi lei, se viene a Torino, verrà a mangiare una buona pizza nel mio locale. Bene, grazie. Va bene, andiamo grazie. Con la domanda grazie adesso, molto. La prossima. Sì, partiamo da lei. Come si chiama? Lucio Russo. Mister, le volevo chiedere, perché il problema, uno dei problemi importanti della nostra squadra è sicuramente Hamsik, che l'anno scorso era partito benissimo. Poi sicuramente nel girone di ritorno ha avuto un'involuzione tattica e si è trovato in difficoltà in quella posizione. Che cosa ha pensato per cambiare la posizione Hamsik, che credo sia un giocatore assolutamente fondamentale? Senza di lui non facciamo il salto di qualità che ci attende. Grazie. Spero
aspetto dirlo bene in italiano, Benedetto problema se il problema è Hamsik, perché è un giocatore di un livello altissimo e questo è un problema che a me mi piace moltissimo. Credo che Marek ha giocato molto bene all'inizio del campionato, dopo ha avuto l'infortunio e dopo l'infortunio, l'ho spiegato prima, non è arrivato al livello che noi sappiamo che ha. Questi giorni che lo abbiamo visto allenarsi, credo che Christian più che Raul, che è arrivato un po' in ritardo. L'abbiamo visto giocare ieri la partita, lo stesso ruolo, lui ha avuto 3-4 situazioni di fare gol perché ha la qualità. È una questione di trovare un po' la fiducia, non è una questione di ruolo. È il ruolo, uno che gioca dietro la punta e ha libertà di muoversi dove vuole muoversi, può fare gol e come ho detto prima, credo che lui lo farà. Quest'anno aspetto almeno 12 reti da Marek. Grazie mister. Francesco da Benevento del Fan Club Colombo. Roberto Colombo, una domanda che per tutti e tre praticamente. Ma il Napoli punta, quanto punta di più alla Champions? Allora, prima dico io e dopo poi parlano loro. Abbiamo la partita di qualificazione per la Champions, che questa è la più importante. Per noi adesso che arrivano un po' in ritardo qualche giocatore dobbiamo lavorare ancora di più, essere attenti e dopo sì, siamo qualificati per il gruppo della Champions, vediamo che succede. Adesso continua Christian, si vuole dire qualcosa? No, sì, è vero quello che dice mister, prima di fare certe valutazioni è normale, c'è da fare queste due partite che per noi diventano fondamentali e in base a quello si vedrà poi quale sarà il nostro futuro a livello di Champions. In questi ultimi anni comunque l'abbiamo sempre disputato bene, è chiaro che comunque più si va avanti con le partite più vai a affrontare squadre che investono sul mercato in maniera incredibile, però siamo sempre stati comunque bravi e attenti a fare sempre bene nelle partite, però ripeto, la squadra c'è, cerchiamo intanto di passare questo turno e poi vedremo. Raul, tu che ti intendi di Champions? Sì, lo più importante è andare avanti in questa previa e sappiamo che la Champions è una competizione molto bella, che a tutto il mondo le piace, però bueno, penso che per me lo più importante è il campionato, è il lavoro del giorno a giorno e bueno, la Champions pues, andare avanti e disfrutare la Champions, che penso che è bellissima, no? Giocare cada partita di Champions e arrivare pues, lo più lontano, no? Grazie. Gerardo. Allora, anzitutto Cristian Abiol, vi adoriamo, ma questo è il momento di Benitez perché è lui il grande maestro del calcio. Per cortesia, mister, due parole a tutti quei tifosi che sognano uno sceicco, che non capisce niente di calcio ma caccia i soldi e che non si rendono conto che abbiamo il miglior presidente da quando esiste il calcio a Napoli. Per dire... Per rispondere a questa domanda, il presidente credo che va via e adesso parlo e dopo ritorna. No, credo che ho detto tante volte, no? Prendere una squadra come il Napoli e per tanti anni avere un bilancio positivo dal punto di vista economico e anche dal punto di vista sportivo è sempre molto positivo e non è facile. Dopo questo, chiaramente tutti vogliamo spendere tanto, comprare questo giocatore e l'altro giocatore. E la risposta di Mascherano, che ho fatto un po' scherciando, non è facile trovare un giocatore del livello di questi giocatori che tutti vogliamo, che sono un'altra squadra, guadagnano tanto soldi e anche hanno un contratto. Non è facile trovare questo tipo di giocatore e dire no, lo portiamo qua e spendiamo soldi. Credo che io come allenatore devo dirle sempre al presidente che lui deve spendere di più e lui deve spiegarmi dove possiamo arrivare. Quando siamo tutti e due d'accordo dove possiamo arrivare, andiamo al mercato e proviamo a fare il meglio. Ma non è così semplice trovare un seico che dice spendiamo 100 milioni e basta. Credo che seguire la regola e anche con questa regola vincere è molto positivo, ma se possiamo spendere di più meglio. Grazie mister. Vai Silver. A parte i soldi, mister, Antonio da Ginevra confida sulla capacità di convincimento tua e anche di Raul Albiol, perché questa è la domanda. Sì, volevo dire a Raul che l'anno scorso, visto che siete venuti in tre dal Real Madrid e che avete fatto più che bene,
Volevo sapere se non arrivi a convincere con i tuoi compagni altri giocatori del Real Madrid, penso a Khedira, che ci per venire via dal Real Madrid, perché mi sa che anche scadenza 2015 come contratto, e che visto che ho sentito tanti nomi di centrocampisti, forse è quello buono. Quindi oltre a essere procuratore di Reina, anche adesso di Khedira, quindi dovresti convincerlo a venire in Italia. A chi porto del Real Madrid? A chi porti? Chi vorresti portare? A Khedira? Ah, Khedira parla alemano. Ah, ecco, tedesco. Non capisci niente di Khedira. Quindi niente. Parla alemano. Diamo un altro nome allora. Hai 10 minuti, Silver. Anche di meno, rush finale, quindi veloce. Gino. Gino da Caserta, buonasera mister. Innanzitutto la ringraziamo per questa annata che ci ha fatto vivere, perché molti non forse tengono presente che abbiamo cambiato molti giocatori. E per me lei è l'acquisto più importante di questa nuova sessione estiva di calciomercato, sono convinto, perché sta trasmettendo anche una mentalità vincente al gruppo, perché prima di lei qualcuno si nascondeva rispetto agli obiettivi. Noi non abbiamo l'anello al naso, noi riusciamo a capire se una squadra ha dato il tutto per vincere o se invece ha trovato l'alibi come qualcuno glielo concedeva. Il mio è un appello però che voglio darle, mister, che sia una spina nel fianco del presidente. Il presidente ha fatto tantissimo, noi lo sappiamo, ma lei deve essere sempre pungente, perché è l'ora di vincere. Siamo stanchi di vedere vincere sempre gli stessi. Grazie, grazie. Come ho detto prima, noi vogliamo vincere ogni partita e chiaramente lavoriamo per questo, lavoriamo in campo e lavoriamo fuori del campo per farlo. Grazie. Grazie. Serena, dalla provincia di Ferrara, riprende un motto di mister Benitez. Allora, io sono un'insegnante di scuola elementare e ho caldeggiato appieno il suo motto "sin prisa però sin pausa". I miei alunni ogni giorno sentivano dire queste parole da me, senza fretta ma inesorabilmente. Allora mi chiedevo, quest'anno il suo motto sarà lo stesso? Cambierà, considerando che non c'è ancora chiarezza sul rinnovo del suo contratto e che sarà il tormentone del 2014? Devo pensare un altro motto, sì, hai bisogno, ma questo credo che è buono per ogni stagione. E parlare adesso all'inizio, sempre dico questo, parlare adesso all'inizio di che succederà nel futuro mi sembra troppo rischioso. Lo che sì posso dire da oggi è che sempre e fino all'ultimo giorno fare il 100%, dare il 100% per la mia squadra, per la mia società e per questi tifosi, 100% fino alla fine. Gianni, da Napoli emigrato a Piacenza, queste sono le conseguenze della Coppa Italia. E allora ha una domanda Gianni per il mister. Sì, allora buonasera mister. Buonasera. Innanzitutto volevo ringraziarla, a lei e a tutti i giocatori, no uno sì uno no, a tutti, per averci dato ancora il sogno della Champions, che ogni volta che io lo guardo personalmente, che sono a Piacenza, mi commuovo, tutte le volte, e ci sono anche degli altri amici che condividono con me, e quella è una cosa bellissima, avere ancora la possibilità di andare in Champions. E poi la domanda che gli volevo dare, lei ci conosce già, perché l'anno scorso gli abbiamo dato un quadro, che c'era un disegno con il nostro presidente e lei di fianco. Il presidente ci dava queste parole qui, di non avere paura di nessuno, perché essere forti non vuol dire solo vincere le partite. Quindi io gli voglio dire, abbiamo la possibilità l'anno prossimo di cambiare il colore a mio figlio, di mettere un tricolore, che adesso l'abbiamo rinnovato con la Coppa Italia. Voglio mettere un tricolore l'anno prossimo. Grazie a tutti. 100% proviamo, sei sicuro che... l'atteggiamento, come ho detto prima, dei giocatori, il nostro sarà per vincere qualcosa, e proviamo a vincere qualcosa ancora più importante che la Coppa, se possiamo. Grazie. Grazie, verso il tricolore, la chioma verso il tricolore. Per Cristian, Maggio. Sì, io avevo una domanda per Cristian, volevo chiedergli, lui è veneto, e volevo chiedergli se preferiva la tifoseria napoletana oppure la nostra ostica rivale dell'Hellas Verona. Una domanda complicata questa qui, insomma. No, vabbè, è normale che, devo dire solo, la tifoseria napoletana, che è unica, in tutti gli stadi che andiamo,
ci sono sempre i tifosi e tanti, e quindi per noi è anche un segno di positività, è un segno importante, perché sono presenti, e per noi questo è fondamentale, soprattutto andare fuori casa e vedere 10, 15, 20 mila addirittura, perché è successo allo stadio, per noi ci rende solamente orgogliosi, e quindi è uno stimolo in più, e basta, insomma. E poi la tifoseria dell'Elas è diversa, c'è anche una rivalità, io sono vicentino, quindi c'è una rivalità anche su quel punto di vista lì, però insomma evito di parlare, ecco. Grazie. Ultime due domande, Silver, due. I ragazzi devono andare. Allora, Andrea, da Cristian? Sì, più che altro anche dal mister, perché io vedo in Cristian una persona pulita, che anche quando nei contrasti aiuta gli avversari a rialzarsi. Non sarebbe male ogni tanto vederlo con la fascia di capitano, no? Grazie. No, c'è stata diverse occasioni, soprattutto l'anno scorso, visto che comunque c'è stato molto turnover, e mi è capitato più di una volta, e quindi per me era solo comunque un onore, però ripeto, il capitano di questo Napoli sicuramente è Marek, e bisogna renderne atto, insomma, ecco. Grazie, l'ultima domanda, Silver. Come ti chiami? Franco. Vai, Franco. Due domande per mister Benitez. La prima, al di là insomma della campagna di rafforzamento in atto per il calciomercato, che sappiamo che sarà sapientemente diretta da lei, ma a mister Benitez, che ci ha dimostrato il suo valore e la sua grandezza di allenatore, dopo quest'anno, cosa pensa lui di dare di più a questo Napoli, oltre all'impegno che noi ci aspettiamo da lei? E poi volevo chiederle se pensa che Zapata possa rimanere con noi quest'anno. Grazie. Sì, devo dire che il mercato lo facciamo tutti, Riccardo Bigon con la sua gente lavora tantissimo, e noi parliamo di questo nome, l'altro, dopo parliamo con il presidente, con i dirigenti, per essere tutti d'accordo che sono i giocatori giusti per noi. Non è solo io, devo dire, e questa è la verità, 100%, che sono sempre lavorando nella mano di Riccardo Bigon, e credo che siamo una buona coppia. Che cosa voglio dare di più? Chiaramente la mia esperienza quest'anno, dopo capire un po' meglio il calcio italiano, mi aiuterà con il mio staff a decidere qualcosa. Una cosa importante che vedo questi giorni, domani arrivano tanti giocatori che erano in vacanza per il mondiale, la competizione tra loro, la competizione tra loro sarà fondamentale, e per me sarà importante fare una scelta giusta dipendendo da ogni settimana come sono, come giocano ogni partita, e questa è la chiave, fare la scelta giusta per ogni partita, essere attento a piccole cose, piccoli dettagli che fanno la differenza. E l'altra era? Zapata. No, Duman sta giocando bene, sta lavorando bene, e credo, abbiamo detto l'anno scorso, che è un giocatore giovane che deve crescere, e oggi, e dico oggi perché sì, domani arriva al Real Madrid e dice che vuole pagare 50 milioni per lui, dobbiamo pensarlo per lui, non per noi, ma per lui, e oggi è un giocatore nostro e ho molta fiducia anche lui può ancora crescere con noi. Bene, grazie. Grazie. Allora liberiamo Rafa Benitez, Cristian Maggio, grazie, e Raul Albiol, che vanno a riposare. Ringraziamo molto per questa serata. Grazie mille, grazie a tutti. Buonasera, grazie. Un applauso. E io vi suggerirei di non andarvene, se volete, naturalmente, perché qui abbiamo il presidente Aurelio De Laurentiis, e allora io ne approfitterei e lo farei sedere qui sul palco, magari insieme a Marino Bartoletti, ma dopo la firma di questi due autografi. Ecco qua, benissimo. Allora, se vi accomodate, se volete restare, naturalmente, o se volete andare... La serata non è finita, non stiamo andando via, venite dopo, accomodatevi, andiamo avanti. Se volete, se poi non volete, possiamo anche andare via. Allora, quindi chiedo al presidente di interrompere gli autografi e di salire sul palco insieme a Marino Bartoletti, e approfittiamo anche della sua presenza.
Vieni. Eccoci qua. Qua, qua va bene. Marino qui. Vai. Allora, se vi accomodate possiamo continuare la serata. Grazie. Se vi accomodate, per favore, possiamo continuare la serata. Grazie. Allora, io non era previsto che il presidente De Laurentiis inizialmente venisse e poi ha avuto l'opportunità di venire.